pubblicato, come stavo dicendo, il suo ultimo libro che si intitola Morte di un fiore di loto. Un libro che, a dispetto del titolo, contiene un messaggio positivo, un messaggio, ecco, di felicità. Dicevo, Akira, è un profondo conoscitore degli usi e dei costumi degli italiani e anche della stessa lingua italiana, vero Akira? Beh, diciamo che ho dovuto memorizzare un certo numero di lemmi nel vostro italico idioma, onde far fronte alla mia reiterata presenza nello stivale, ecco. Beh, Akira lo parli benissimo, veramente. Do, do, Come do, no? do, Ma magari do, non lo do, parlassero tutti così. do, do. Ma veniamo al nostro libro, al tuo libro, Morte di un fiore di loto, ecco, un messaggio positivo contenuto all'interno di queste pagine, ma a parlarcene sarà direttamente il nostro Akira, prego. Morte di fiore di loto, non morte, perché lui fiume uomo, uomo donna, donna no bambino, bambino no vita, vita cane, cane gatto, gatto no vita, perché no libro e la le fiume, fiume scende, fiume mare, mare bambino, vi. Scusa, scusa, Akira, un attimo. C'è un problema di. Non si capisce. Ma tu lo parli italiano? Beh, diciamo che ho dovuto memorizzare un certo numero di lemmi nel vostro italico idioma, onde far fronte alla mia reiterata presenza nello stivale, Dico, a ecco. parte questa frase. Do, No, do, no, do, adesso. do, No, do, do, do. vabbè, cerchiamo di comprendere ancora. Per sommi capi, quello che è il messaggio Morte di fiore di loto Vai, continua. e cane con gatto, e gatto insieme Il cane, gatto. bambino e la vita, e vita no donna, e Akira, la donna no, nonno donna, e vita uomo, uomo la. scusa, purtroppo no, devo interrompere la trasmissione perché non si capisce quello che stai dicendo. A questo punto non mi resta che salutare i nostri radioascoltatori. E prego, Akira, se vuoi salutare anche tu. Beh, diciamo che ho dovuto Abbiamo capito, fai memorizzare. ciao. Eccola qua, i nostri amici Alessandro e Michele, un applauso per questo. Bravo!